Cari amici, buonasera. Ecco, quanti di voi ricordano la famosissima mongolfiera che saliva sullo schermo come per salire verso il cielo quando avete comprato il vostro Commodore 64? Il programma in BASIC che faceva vedere come si potessero sviluppare gli sprite, cioè quegli oggetti animati sullo schermo, che riproduceva appunto la mongolfiera, penso che sia stato digitato da tutti noi. Il primo approccio con il mondo del computing, del Commodore 64, per molti di noi sarà stato sfogliare il manuale utente con tutte le dritte per iniziare a programmare in BASIC. Bene, il passaggio successivo rispetto al BASIC sicuramente per qualcuno di noi sarà stato l'assembly, il codice macchina. Perché? Perché avevamo capito che in linguaggio macchina potevamo accedere rapidamente all'alta risoluzione, alla griglia di pixel 320x200 tipica del Commodore 64, che avremmo potuto muovere sullo schermo una quantità di oggetti animati maggiore, perché maggiore appunto la velocità di esecuzione di un linguaggio diretto rispetto ad un linguaggio interpretato come il BASIC. Il BASIC man mano si è evoluto nelle sue varie forme, sui vari home computer, si sono arrivati anche al Visual Basic di Microsoft, ma chi mai immaginerebbe che nel 2022 possa uscire sul mercato un nuovo BASIC? Ebbene, ecco qui, 4 maggio 2022 esce in commercio il Vision Basic. Guardate che confezione, una cosa incredibile, meravigliosa, al tatto, consistente, perfettamente identica se non superiore alle confezioni dei programmi originali dell'epoca. La linguetta per appenderla sull'espositore e qui dietro anche le caratteristiche del pacchetto, diciamo, le richieste di memoria. E le esigenze, le raccomandazioni rispetto a cosa fare, a cosa inserire nel Commodore 64 per sfruttarla al meglio, ma soprattutto possiamo vedere all'interno del pacchetto, eccolo qui, del Vision Basic nella sua versione 1.0, abbiamo, ecco qui, apro piano piano, abbiamo un manuale che non ha nulla da invidiare al più professionale dei manuali, eccolo qui. Effettivamente un qualcosa di meraviglioso, ben fatto, strutturato, adeguatamente dettagliato in lingua inglese ovviamente, e ci mostra tutte le aggiunte, tutti i programmi, tutti i comandi basic che sono stati aggiunti a questo BASIC e che quindi portano il Commodore 64 a un livello di BASIC nettamente superiore rispetto allo scarno BASIC 2.0. Ma soprattutto l'autore di questo capolavoro ha pensato di inserire la possibilità all'interno del codice BASIC di richiamare i codici mnemonici delle istruzioni in linguaggio macchina. Quindi si può scrivere loda direttamente nella riga di comando BASIC, chiaramente indicando all'interprete che è un comando direttamente in linguaggio macchina, e questo consente di velocizzare di circa il 70% il risultato finale a schermo del programma in BASIC. Quindi sostanzialmente abbiamo un BASIC misto con il linguaggio macchina e questo commistione appunto di linguaggi consente di avere un risultato che è il 70% circa più performante e più veloce di un semplice programma in BASIC. Il corredo perfetto del perfetto manuale abbiamo i programmi. Abbiamo l'autore nella confezione posiziona un floppy disk da 5 pollici e un quarto, quindi formato 64, con il Vision Basic. Qui sul floppy originale utilizzabile sui lettori su 1541, 1571 e via dicendo. In più abbiamo uno sprite editor, eccolo qui, un editor per gli sprites, cosa sempre molto utile per noi programmatori. Ed in più abbiamo, pensando, strizzando l'occhio alle moderne edizioni del Commodore 64, le varie riproposizioni in chiave moderna, abbiamo la possibilità di avere il programma direttamente su chiavetta USB inclusa nella confezione.
Che dire, un prodotto sicuramente di livello altissimo, che spero abbia una grande fortuna perché sicuramente la merita, e poi soprattutto io ho un debole particolare per il Basic da sempre, quindi tutte queste evoluzioni del caro vecchio Basic 64 per me sono sempre motivo di entusiasmo. Un caro saluto a tutti, alla prossima!